Buongiorno a tutti, ci troviamo con la nostra scrittrice Filomena Merante, l'autrice di una nostra novità editoriale, ovvero La figlia del Papa. La figlia del Papa è un romanzo corale, una storia che racconta le vicende umane di una famiglia attraverso la voce narrante della sua protagonista, bambina, adolescente e giovane donna. Quindi siamo sullo sfondo degli anni 50. E sotto il cielo della grande Roma, in cui si snodano i ricordi e le vicende di una famiglia come tante, ma che come tante è unica nel suo genere, e dove ogni personaggio è abilmente descritto, armoniosamente narrato, ironicamente rappresentato. Buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque, io vorrei cominciare con una prima domanda. Se mi vuole illustrare i punti chiave di questo suo nuovo romanzo. Allora, la spinta iniziale è nata con il lockdown che mi ha portato a ripercorrere nella solitudine la mia infanzia e la giovinezza e cercando di incanalare nel positivo tutto ciò che poteva essere, cioè, la chiusura e tutte le cose brutte che sono derivate appunto dal lockdown. Questa è stata la molla iniziale. Anche il mio grande amore per Roma, che non avendo la possibilità di frequentarla, di andarci, ho avuto questo desiderio di ripercorrere le sue strade, i ricordi che la mia infanzia, la mia vita, diciamo che si è svolta sempre a Roma, nel centro di Roma, e quindi questo grande desiderio, questo amore per la mia città mi ha portato anche a questa voglia di scrivere. E quindi secondo lei perché è importante aprire un libro? È importante perché così è un modo per accedere alla mente e al cuore dello scrittore, cercando delle emozioni ed identificandosi nei personaggi che uno incontra, che sono magari pieni di speranze, di sofferenze, di rimorsi, di tante cose, di sentimenti che si trovano in tutte le epoche, in tutte le età. Certo. E nello specifico invece le chiedo perché aprire questo libro, il suo libro. Il mio libro, diciamo che è un viaggio negli anni 60, quindi si ritrovano quei sentimenti che, come dicevo, si trovano in tutte le epoche, e specialmente in quell'età in cui c'erano tante speranze, tanta voglia di cominciare, tanti batticuori. Penso che nell'adolescenza, in tutte le età, cioè tutte le ere, ci sono più o meno gli stessi sentimenti, perché i sentimenti non appartengono solo ad un periodo specifico, e quindi io penso che in questo c'è tanta buona voglia di speranza, quella che in questo caso, con questo lockdown, è come se uno, diciamo, fosse uscito un pochino da un dopoguerra e con questa voglia di sperare di ricominciare a vivere, ecco. E quanto è avvicinabile la sua storia alla situazione dei nostri giorni, cioè di quello che stiamo vivendo attualmente? È avvicinabile nel senso che come, cioè, si riscontrano delle sensazioni che comunque sono universali, e quindi penso che anche il senso di frustrazione che può avere un adolescente, di emarginazione, di inadeguatezza, e che comunque si legge nel libro, è anche un sentimento che anche oggi, Comune. comune, con la differenza che oggi i valori sono un po' diversi da quelli di un tempo. Una volta c'erano un premio e un dovere, e questo, diciamo, che era la differenza con quello che io riscontro in quello che c'è oggi, ecco. Il suo si potrebbe anche definire un racconto anacronistico. E no, sempre proprio per questi motivi, perché non penso che, non credo che sia anacronistico, perché, e come ho detto e ripeto, cioè, i sentimenti non sono uguali in tutti gli anni, tutti i tempi, in tutte le generazioni. Quindi io penso che no, non lo ritengo anacronistico. Poi comunque credo che gli anni 60 sono stati talmente belli che già solo quelli valgono la pena
di essere letti per poterci un pochino ritrovare, ecco. Un'ultima domanda, come nasce il suo amore per la lettura? Allora, il mio amore per la lettura nasce da sempre, praticamente da quando penso, cioè, ho cominciato a leggere, e soprattutto da mia madre, che era una grandissima lettrice, e i libri a casa ce n'erano anche troppi, penso, perché mia madre, grandissima amante della lettura, me l'ha trasmessa in tutte dalle favole di quando ero piccola a Piccole Donne, come infatti c'è nel libro, che per me è stato. C'è proprio Di l'incipit, sì, il riferimento. punto di riferimento, come me, tante altre. E ancora oggi penso che se lo fanno in televisione lo vedo per la 50ª volta tranquillamente, cioè, non mi stanco, perché ci ritrovo molto di me stessa e di tanti valori, appunto, che una volta c'erano. E soprattutto volevo dire che volevo provare anche a trasmettere un pochino questi valori, cioè, anche se magari non servirà a niente, però almeno l'ho fatto, ecco. Ci ho provato, insomma, voglio dire. E questo già è un grande risultato. E questo è il risultato. Poi, se posso chiudere, Sì, certo. volevo chiudere con una frase di Madre Teresa di Calcutta, che ha detto: sarà pure una sola goccia nell'oceano, ma se non l'avessi fatto, l'oceano avrebbe una goccia di meno. Ecco, questo volevo dire. Con questa bellissima frase, quindi chiudiamo l'intervista alla nostra autrice Filomena Merante, Grazie. la figlia del Papa. In libreria e nei nostri store online. Grazie.